Oggi vi spiego come fare un calco per costruire uno zucchetto nuovo su uno strumento. Lo strumento l'abbiamo fissato sulle fasce in modo che le fasce seguino perfettamente il bordo. Usiamo la termoplastica Care che trovate sul nostro sito. La termoplastica è appiccicata su una controforma di compensato che adesso andremo a mettere in ammollo nell'acqua calda in modo che si ammorbidisca. Ecco fatto. Nel frattempo incominciamo a isolare con il tin foil, che anche questo lo trovate sul nostro sito, le fasce. Ho già tagliato un pezzettino che andremo a sistemare sopra le fasce. Preventivamente ho già messo un pochino di olio di lino ispessito in modo che si attacchi meglio il tin foil. Ho fatto un taglietto per far sì che la nocetta sia comunque isolata ma che non dia fastidio nella piega del tin foil. Il tin foil è un materiale spettacolare perché si adatta perfettamente a qualsiasi curvatura. In questo modo vedete che sto isolando le fasce poi dalla termoplastica. Mi aiuto con un pezzettino di panno carta per stenderlo bene, per togliere tutte le grinze che può fare il tin foil, anche se ovviamente su un calco di questo genere e soprattutto per questo tipo di lavorazioni, per cui non è un rilievo, se c'è qualche grinza non crea assolutamente problemi, è solamente per avere una controforma perfetta delle fasce su cui dovremo poi andare ad adattare il nostro zucchetto nuovo. Mi piace segnare un pochino la posizione delle fasce in modo che poi quando andremo a riposizionare le fasce, una volta ristaccata la tavola sulla controforma che stiamo facendo, avremo comunque la posizione perfetta delle fasce e quindi la andiamo a segnare un po', schiacciando un pochino il tin foil in questa posizione in modo che si segnano bene le fasce. Poi mettiamo un altro pezzettino di tin foil per proteggere tutta la nocetta. In questo modo, anche se un po' di termoplastica dovesse uscire da quella zona lì, la vernice è protetta. Se volete proprio togliere tutte le grinze, vi potete anche aiutare con una spatolina. Ma ripeto, questo tipo di calco non è importante la presenza di grinze o meno. Ok, adesso abbiamo preparato praticamente la nostra fascia e andiamo a preparare invece la termoplastica che noi abbiamo messo prima in acqua calda. Come vedete, adesso la termoplastica è perfettamente morbida. Andiamo a dare una conformazione, se volete, già un po' curva in modo che possa adattarsi meglio alla curva della fascia. Quindi potete schiacciare un po' più il centro dove c'è, diciamo, la zona dello zucchetto e tenere un po' più alto sui lati. Poi ci andrà lo stesso comunque, ma intanto gli diamo un invito a prendere quella forma. La teniamo in acqua calda e diciamo che la termoplastica è pronta quando si muove un po' da sola. Perché quando raggiunge una temperatura intorno ai 60 gradi, più o meno dai 50-60 gradi, sta già colando un po', quindi vuol dire che la temperatura è quella ideale. Sta colando. Allora, a questo punto si toglie
ci togli dalla nostra acqua calda, si va sulle fasce, si schiaccia la termoplastica sullo zucchetto superiore, sulle fasce superiori. Andiamo a creare un appoggio perfetto e sicuro. Nella parte posteriore vi potete fare un paio di ancoraggi sullo zucchetto, tanto per avere una posizione più decisa quando andrete a fare lo zucchetto. Intanto la termoplastica si sta raffreddando, si sta indurendo, noi l'accompagniamo. E intanto adesso aspettiamo che si raffreddi un po' e poi dopo lo stacchiamo. La termoplastica è una sostanza che potete riutilizzare migliaia di volte, non ha mai morte. Io ho fatto un sacco di restauri utilizzandola sulle varie controforme. È molto semplice, questa qui come verrà poi, questo è per violino. E il sistema è sempre quello, fate una controforma in legno di quello che volete fare, questo era per la riparazione di una fascia di un violino, e questo qua è la stessa cosa per il violoncello, potete utilizzarlo anche per fare restauri per le noccette o per fare doppiaggi della noccetta, ci sono moltissimi utilizzi che potete fare in qualsiasi modo. Adesso è ancora morbida, bisogna aspettare ancora un attimo che si raffreddi. Dopo 10 minuti, un quarto d'ora, in base alla temperatura dell'ambiente, la nostra termoplastica sarà raffreddata e perfettamente rigida. A questo punto stacchiamo pian pianino la controforma con la termoplastica dalla nostra fascia e, come vedete, avremo ottenuto un calco perfetto della fascia. E in questo modo, vedete qua, sono evidenziato il fermo delle fasce che vi servirà una volta che avete staccato la tavola e in fase di rifacimento dello zucchetto, di rimettere le fasce nella giusta posizione. Una volta che abbiamo staccato la nostra controforma, tiriamo via il tin foil. Poi puliremo l'olio dalle fasce, staccheremo la tavola e poi procederemo al rifacimento dello zucchetto.